Platone, nel Teeteto, afferma che la filosofia nasce dalla meraviglia. Possiamo ancora parlare in questi termini? Perché studiare filosofia oggi? Io credo che la battuta di Platone, che poi viene ripresa da Aristotele, sia quanto mai attuale. Basta intendersi sul senso greco del taumazein, del tauma, che non indica una generica meraviglia, una sorpresa, indica il colpo che ti viene dal percepire il problema. Problema è anche un termine greco, problema, proballen, vuol dire che una cosa ti colpisce, ti viene addosso. Questo è il trauma. Il trauma è una tragedia, anche la tragedia è un trauma. Tu puoi meravigliarti anche della situazione tragica, non c'è niente di genericamente meraviglioso il taumazein. È essere colpiti dal problema, questo è il taumazein. E la filosofia nasce proprio dal fatto che un problema ti colpisce, che un problema che l'opinione, la doxa in greco, sorvola, non coglie, non afferra, da cui l'opinione non è colpita, la disposizione, la vocazione filosofica lì vede magari un abisso. Per l'opinione pubblica, non so, che si muoia può essere un fatto normale, che si nasca può essere un fatto normale, o diciamolo nei termini filosofici propri, che ci sia l'essere, che qualcosa esista invece del nulla, beh, perché dovrebbe meravigliare. Il filosofo invece è colpito, cioè meravigliato nel senso greco del taumazein, che vi sia qualcosa invece di niente. Non lo trova normale, perché dovrebbe essere normale. Non è meraviglioso che esistano tutta questa infinita molteplicità di enti, di cui nessuno uguale all'altro, nessuno identico all'altro, tuttavia in relazione gli uni con gli altri. Non è tutto ciò meraviglioso? Tremendo e meraviglioso? Non è tutto ciò un problema? Ecco, allora la filosofia nasce da questa meraviglia e comincia a diaporein, come dice Aristotele, cioè a sviluppare l'aporia. Quando io di fronte all'opinione pubblica dico ma perché c'è l'essere piuttosto che il nulla, cosa dice la doxa? Tace, non sa cosa rispondere. La filosofia sa cosa rispondere? No, la filosofia comincia a interrogare, comincia a problematizzare, problematizza tutto. Tutto ciò che la doxa ritiene naturale, spontaneo, ovvio, eccetera, eccetera, la filosofia lo problematizza, interroga tutto, problematizza tutto. Perciò Socrate dice che era percepito dai suoi concittadini come un tafano, non li lasciava in pace perché laddove loro vivevano più o meno tranquillamente, senza porsi alcun problema, lui li spingeva a porsi il problema e quindi li inquietava, li disturbava, era colto come qualcosa di non coerente con l'insieme della polis, delle sue tradizioni, dei suoi abitudini, dei suoi costumi, della sua religione, dei suoi dei, eccetera, eccetera, eccetera. La filosofia problematizza tutto, non presuppone nulla. Viene il papà, la mamma, ti dicono guarda che devi fare così, 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 e tu dici andiamo a vedere, devo fare proprio così? Qual è la ragione per cui devo fare così invece che colà? Questo è l'atteggiamento filosofico, questo è l'atteggiamento, la Haltung, come dicono i tedeschi, come dice Heidegger, filosofica. Il presupposto di ogni filosofia è avere questo atteggiamento, questo comportamento, per cui nulla ritieni dato, nulla ritieni presupposto, nulla ritieni scontato, problematizzi tutto. E problematizzi soprattutto quelle grandi questioni che non hanno risposta. Ma il fatto che non abbiano risposta, la nascita, la morte, eccetera, non è che tu che ti condanni ad una situazione di disperazione, perché tu sviluppi l'interrogazione, ti aporei. C'è l'aporia, manca la strada, vuol dire aporia, no? Quando giungo che manca la strada, non so più come proseguire. E la filosofia prosegue ancora. La doxa si arresta e dice, guarda, non so, lasciami in pace, come fanno gli interlocutori di Socrate. Socrate invece dice, no, non ti lascio in pace, prova a vedere se non puoi andare oltre, diaporein, sviluppare ancora la strada.
Questo è l'atteggiamento fondamentale della filosofia. E perché non dovrebbe essere attuale? È attualissimo questo atteggiamento. Quanto mai attuale, soprattutto in un'epoca in cui l'opinione comune, la chiacchiera, il generico sì, si fa così, si dice così, si deve così, la chiacchiera, il comune in senso banale, domina. E quindi mai come oggi credo che sia importante avere un atteggiamento o ispirare o provocare un atteggiamento filosofico. Poi è ovvio che oggi la filosofia non può darsi nei termini, o meglio, certo, si potrebbe dire proprio che mai come oggi poi la filosofia come contenuto quello che era per i greci, cioè il rapporto tra filosofia e scienza, per i greci era una cosa ovvia. Filosofia e scienza erano sinonimi, filosofia ed episteme erano sinonimi. Oggi anche questo atteggiamento in termini diversi ritorna dominante, perché la filosofia oggi non può svilupparsi soltanto intorno ai grandi temi, ai grandi principi della metafisica classica. Ha a che fare appunto con una ricerca scientifica che è diventata sempre più potente, che conosce analiticamente sempre meglio le funzioni del discorso, ma anche l'anatomia della nostra mente, proprio l'anatomia della nostra mente. Ora, questa scienza ha profondamente, deve trovare un rapporto con la filosofia e la filosofia con questa scienza. La filosofia certamente non ha come compito l'indagine sui meccanismi della mente, sul come è formata, composta, come lavora la nostra mente, perché la filosofia lavora sui prodotti di questa mente, no? Su ciò che questa mente immagina, su ciò che questa mente esprime, dice, eccetera. Ma ora, come si può ignorare l'hardware di questo software? Come si può ignorare, come lo si può ritenere qualcosa di indifferente? È fondamentale. È fondamentale per capire anche la finitezza del nostro discorso, del nostro dire, del nostro intendere. E quindi oggi io ritengo che il compito fondamentale della filosofia, anche della filosofia tradizionale, diciamo, sia quella di ripensare il suo rapporto con la ricerca scientifica nella sua contemporanea realtà. Tra l'altro i rapporti tra filosofia e scienza, anche nel contemporaneo, sono sempre stati, se noi guardiamo i grandi scienziati, sono sempre stati fortissimi. I grandi scienziati che hanno fondato la fisica contemporanea, da Einstein a Planck, a Bohr, a Frank, eccetera, eccetera, sono stati tutti, Mach prima, sono stati tutti scienziati filosofi. In tutte le grandi conquiste della fisica matematica contemporanea, vi è implicita o esplicita una potente filosofia. Quindi è la stessa ricerca scientifica contemporanea che indica l'esigenza di questo rapporto con la filosofia. Spesso questa esigenza proprio nasce, è nata più dagli scienziati che non dagli stessi filosofi. Poi certo ci sono gli scienziati che si credono autoreferenziali, autosufficienti, i filosofi che si credono autoreferenziali, autosufficienti, ma nessuno dei grandi scienziati o dei grandi filosofi ha mai avanzato questa sciocca pretesa. Ripeto, mentre in Grecia il rapporto tra filosofia e scienza era naturale, no? Filosofia e scienza erano sinonimi, cosa faceva il filosofo se non... osservare la natura, come si intitolano quasi tutte le grandi opere dei filosofi, non soltanto cosiddetti presocratici, ma anche dopo, se non de natura, perifiseos, no? Quindi erano assolutamente sinonimi, fare filosofia era fare scienza, la filosofia era la scienza per eccellenza, il fondamento delle scienze, di ogni scienza. Questo rapporto è diventato sempre più problematico, man mano anche che cresceva la specializzazione scientifica. Ma nel mondo contemporaneo vi sono appunto questi potenti filoni della ricerca scientifica in campo fisico, in campo biologico, eccetera, che costringono, secondo me, di nuovo ad una sintesi, ad un accordo, ad una comprensione reciproca
tra queste chiamiamole discipline. Molto difficile perché appunto la specializzazione è mai giunta a un tale livello di sofisticazione, di puntualità, che il dialogo è estremamente arduo proprio per ragioni di linguaggi. La formalizzazione del linguaggio scientifico e d'altra parte anche la specializzazione del linguaggio filosofico, filosofia della politica, filosofia dell'arte, filosofia della scienza, eccetera, 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 che il rapporto diventa complicato, ma è complesso, ma è necessario affrontarlo. Visto che abbiamo discusso del rapporto tra filosofia e scienza, possiamo ora approfondire il ruolo del pensiero filosofico nella politica, per esempio l'idea di communitas e l'idea di buon governo? Ma veda, intanto, anzitutto, la filosofia nel mondo europeo occidentale ha sempre avuto un rapporto intrinseco con la dimensione politica. Praticamente non c'è, no, praticamente, di fatto non c'è filosofo dell'Europa, dell'Occidente europeo, che non abbia tematizzato il tema della politica. Anche quelli che non si sono qualificati espressamente come filosofi della politica, non so, Hobbes, eccetera. Anche loro, tutti hanno una dimensione propriamente metafisico-teoretica e tutti i metafisici teoretici hanno una dimensione espressamente politica. Non esiste caso che non... Perché questo? Ma per le ragioni che prima si dicevano quando si parlava di filosofia in generale. La filosofia come prodotto tipico dello spirito europeo, sarebbe molto problematico pensare al termine filosofia, ad applicare il termine filosofia ad altre culture, ad altre civiltà, molto problematico. Ma la filosofia come prodotto, la filosofia e la scienza come prodotti tipici dello spirito europeo, hanno una dimensione politica semplicemente perché il loro discorso è un discorso che si rivolge costitutivamente alla polis, che si rivolge costitutivamente alla comunità, che vuole influire la comunità, che vuole trasformarla, che vuole farle superare la dimensione doxastica e fare attingere a tutta la comunità quell'atteggiamento, chiamiamolo pure scientifico, per cui tu appunto non stai su nessun presupposto, su nessun pregiudizio, ma accetti soltanto ciò che ti appaia evidente a te e alla tua ragione. La filosofia avanza quest'istanza a tutti, cioè pretenderebbe che tutti assumessero nei confronti della realtà questo atteggiamento privo di pregiudizi, privo di precomprensioni, assolutamente libero da pregiudizi e precomprensioni, e accettassero come vero soltanto ciò che appare alla ragione evidente. E questo atteggiamento è di tutta la filosofia, è di tutta la scienza. E si manifesta e si esprime a tutta la comunità. Quindi non troverà un solo filosofo neanche di grande valore, di medio, di piccolo, nessun filosofo che non abbia in qualche modo espressamente, implicitamente o esplicitamente affermato questa posizione politica. Quindi che senso ha la domanda, può influenzare la filosofia? Ma è ovvio, qualsiasi discorso filosofico ha un peso politico. Se è un grande discorso filosofico, Hegel, Marx, non so, avrà un peso politico eccezionale, gentile, oppure lo avrà modesto, ma il problema non è questo, il problema è l'intenzione filosofica che è sempre mossa a costruire politeia. Tutti i filosofi hanno una loro politeia, non solo Platone. Non solo Platone scrive la Repubblica, tutti i filosofi hanno una loro politeia. Da Platone, prima tutti i presocratici che combattevano nelle loro città per modificarne la Costituzione, Parmenide detta la Costituzione di Elea, Pitagora era una setta esoterica e politica, Spinoza scrive il Trattato Teologico-Politico, Hegel è un saggi sulla Costituzione tedesca, cioè qual è il filosofo, Fichte, la missione del dotto, cioè qual è il filosofo che in Europa, nell'Occidente, che non esprime questa intenzione?
non lo si può trovare. Poi nell'esprimere queste intenzioni si può clamorosamente errare, ma chi pensa in grande può errare anche in grande. L'esempio tipico è Heidegger, ma non è possibile pensare a un filosofo che non, virgolette, fa politica. Fa politica non vuol mica fare i deputati, i sindaci, i senatori, fa politica vuol dire parlare di politica. Quando parli di politica fai politica. Quando parli di politica fai politica. Quando fai il professore fai politica. Fai politica in modo delicatissimo, perché fare una politica può influenzare decisamente proprio le nuove classi dirigenti, le nuove classi politiche. L'attività di professore e di insegnante è forse l'attività politica più delicata, perché è un'attività che forma alla polis, un'attività formativa alla polis. Quindi gli esempi sono infiniti, non c'è solo l'imbarazzo della scelta. Naturalmente ogni filosofia ha la sua visione, ha la sua politeia, la sua visione. Ogni filosofia, a seconda dell'epoca, a seconda degli autori, ma non ce n'è uno che non abbia il suo de regimine principum. Un evento ricollegabile all'ormai nota globalizzazione è il processo di omologazione del pensiero chiamato occidentalizzazione. Vede in questo un problema? È un problema, ma forse ormai è passato ingiudicato, cioè non vi è alcun dubbio che la potenza dell'argomentazione filosofico-scientifica nelle sue conseguenze anche politiche ha finito col dominare il pianeta, nella forma che ha assunto negli ultimi secoli, nella forma produttiva, sociale, eccetera, che ormai tutti nominano come forma sociale capitalistica di produzione, ma che è tutta e deve essere tutta filosoficamente spiegabile, è diventata la forma di vita dell'intero pianeta. E quindi la cosiddetta globalizzazione, correttamente, molti autori la chiamano occidentalizzazione, è così. Naturalmente questo può assumere vari aspetti, certamente il capitalismo come forma di produzione, come forma sociale di produzione. In Cina si presenta in modo completamente diverso che in Occidente, in Russia rispetto che alla Cina, in India rispetto che Sud America, quel discorso che prima facevamo propriamente filosofico e che è al cuore del progetto tecnico-scientifico, questo ha dominato ormai il pianeta. E quindi noi dobbiamo, credo, comprenderlo e collocarci al suo interno, insomma, con disincanto, con realismo e con disincanto. Non esiste al momento possibilità di, non esiste, non si dà e forse non è neppure augurabile possibilità di fuoriuscita rispetto a questo o di trasformazione di questo assetto, di questo gestell, di questo sistema, di questa struttura. Occorre vedere come l'abiti, ma pensare a un astrattamente altro rispetto a questa struttura è utopismo, è irrealismo, è incantamento. Il capitalismo e la tecnica sembrano andare verso l'eliminazione delle differenze, in nome dell'utile, del riproducibile e dell'immediatamente a disposizione di tutti. Come si può introdurre, se necessario, il pensiero dell'altro in questo contesto? È come stiamo facendolo adesso in questi corsi. Così, questo è il tentativo, appunto, di mantenere l'idea, il pensiero dell'altro, della differenza, in termini filosoficamente pregnanti, consistenti, senza fare appunto una ideologia dell'altro e della differenza, ma vedendoli all'interno della stessa identità. Quindi questo tema è esattamente il tema di questa serie di lezioni, di conferenze, di incontri che stiamo tenendo. Quindi l'altro, non solo come persona altra. Altro come lingua altra, come persona altra, come lingua altra, come cultura altra, come passato altro rispetto al mio, perché anche quello bisogna tenere presente. Il passato non è mai un morto passato.
Quindi anche ammettendo che la globalizzazione sia occidentalizzazione, si tratta di occidentalizzazione di cose diverse. E quindi il passato influisce come si veda. La Cina si sta occidentalizzando, però il suo passato conta come nel modo in cui si occidentalizza. È così il Giappone prima, è così, capito? L'India sarà. Cioè, quindi dire occidentalizzazione non vuol dire reductio ad unum, perché ci sono tanti modi di occidentalizzazione quando sono i passati che si occidentalizzano. E questo porta anche ad una rivisitazione del significato di democrazia? Certamente, perché le democrazie non possono essere, non c'è un'idea di democrazia che possa essere applicata ovunque, annullando questi passati. Se ci sarà un processo democratico nell'Islam, nascerà una democrazia che non può essere identica alle nostre, proprio perché appunto o c'è la reductio ad unum, oppure tu devi far vivere all'interno dell'identità tutti i passati, riconoscere in modo disincantato il processo comune, ma nel comune far risaltare le diverse lingue, le diverse tradizioni, i diversi passati, le diverse persone. Questo è l'unico modo per mantenere appunto ferma, pur riconoscendo il processo comune, la ricerca di identità di ciascuno. E quindi non può essere qualcosa di imposto dall'esterno? La democrazia? No. No, nel modo più assoluto. Cioè può esserlo, ma allora, ma allora si cade nel paradosso che il democratico ti costringe ad una posizione che tu ritieni negatrice della tua libertà. Allora è una democrazia che nega se stessa. Una democrazia che voglia imporsi secondo un modello è una democrazia che nega se stessa per ragioni logiche. O la democrazia nasce dalla tua tradizione, dal tuo passato ed è tua e costituisce la tua personalità e la tua identità, la tua ricerca di identità, o se no è un'imposizione e cessa di essere democrazia.